Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, buongiorno. Allora, inizio giornata, sono le 8:18, sono uscito a farmi colazione con mio papà in pasticceria qua e adesso si va al lavoro. In tutto questo devo ancora editare sia il video di ieri che dell'altro ieri e oggi è venerdì, quindi ho i miei sospetti che non riuscirò con molta facilità, quindi mi sa che farò tutto domani, farò 4 vlog, quindi ole. Poi devo anche, cacchio, finire il video, quello che vi ho fatto vedere in preview l'altro giorno. Quindi non benissimo assolutamente. Vabbè, adesso mi dà 16 minuti di macchina per arrivare al lavoro, quindi 8:35 e arrivo abbastanza puntuale, diciamo. Oggi e domani ci sarebbe la sagra del quartiere. Però c'è anche tipo una festa in Borgo Roma, che è l'università di medicina, quindi devo un pochino valutare costi e opportunità di entrambe le soluzioni e vedere ovviamente chi va dove e organizzarsi adeguatamente. Penso di andare in sagra anche perché uno dei motivi, cioè sinceramente ragazzi, tutta onestà, un altro dei motivi fondamentali che mi hanno fatto scegliere di tornare in Italia a vivere è che all'estero non ci sono le sagre. Letteralmente in Olanda niente, in Spagna poco, in Francia un cazzo, America ce lo scordiamo, loro hanno semplicemente... l'unica cosa che si avvicinava alle sagre in America quando vivevo lì erano i rodei e quindi andare tutti al rodeo, questi insomma eventi che coinvolgevano bene o male tutta la community. Mi ricordo, ci sono anche dei video nel mio canale qua, ma dovete andare indietro di 10 anni, e io con mio fratello ospitante, che lui era appunto un cowboy, lui cavalcava i tori e quindi riusciva a cavalcare dei tori o dei cavalli. Poi anche lì mi ricordo che c'erano varie tipologie, vari tipi di eventi all'interno del rodeo, di catturare il cavallo piuttosto che catturare il bovino o la capra, usare il lazzo, essere a cavallo e catturarli, essere a piedi, non farsi incornare, riuscire a prendere dalle corna e buttare a terra l'animale, di tutto e di più, varie tipologie. E niente, loro fanno questi eventi, ma poi a parte in America che lo sport se lo vivono come se fosse veramente un'omelia, è una religione per loro, e fanno tutti questi eventi, anche se andate a vedervi tipo una partita di football o di baseball, è tutto un evento, non è tanto lo sport in sé, ma appunto negli stadi ti appassionano l'evento mettendo musiche, facendo fare cose di gruppo, delle gare. Oh signore, ok, superato. Stamattina non riesco a parlare, comunque mi spiace. Stamattina non ci siamo. No, mi ricordo anche adesso vanno molto, cioè sono molto famose queste kiss cam, cioè che la videocamera punta due persone, quelle due si devono limonare, oppure che trovano delle persone nel pubblico che assomigliano tipo degli attori famosi o dei personaggi tipo di cartoni animati o di film, così. E lo sport, cioè se ci fosse allo stadio una roba del genere, cioè secondo me sarebbe una figata, verrebbe voglia anche a me di seguire il calcio. Ma non è così. Mannaggia me ragazzi, oggi ero lì che facevo le mie cose, no, che lavoravo. A un certo punto il capo viene da me e mi dice: sei licenziato? No dai. E mi dà un Kinder Bueno. Io ero lì tutto felice, non mangio mai dolcetti, no, ero molto felice. E cosa succede? Mi sporco completamente da Polo, macchie di cioccolato ovunque. Poi tra l'altro Polo bianca, quindi cioè, si vede subito, quindi insomma bene ma non benissimo. Tra l'altro mettiamo gli occhiali da sole alla macchinetta, se no vedete male. E tra l'altro io adesso vado a casa, mi sistemo il fly e vado diretto, cioè non diretto perché cioè, devo scendere in casa, però vado in palestra. Oggi sono passati ben 3 giorni dall'ultima volta, quindi insomma devo recuperare. Poi stasera ci sono vari piani,
un'opzione è andare in sagra, l'altra opzione è andare alla festa che vi dicevo prima, quindi devo capire un po' cosa fare della mia vita, però comunque sicuramente si fa qualcosa di carino. E io penso che domani mattina mi metterò a editare tutti i video avanzati, quindi oggi, ieri, l'altro ieri. Non ho mai procrastinato così tanto, che poi non è procrastinare, cioè avevo robe da fare, non è che cazzeggiavo, però dai, avete capito. Ma martedì dovrebbero arrivare gli occhiali da sole che ho comprato, perché gli altri, cioè, li do per dispersi, purtroppo li ho usati 2 mesi fa l'ultima volta e sono spariti, completamente spariti, vaporizzati. Però vabbè, arrivano gli altri martedì, penso. E per settimana prossima ci sono un sacco di piani, un sacco di cose. Mi è stato proposto settimana prossima, sabato prossimo, di fare un po' di volontariato e arbitrare una partita di calcio. E io sono parecchi anni che non lo faccio. Beh, di lavoro, cioè di lavoro, vabbè, di come arbitro ufficiale dell'AIA saranno 5 anni che non lo faccio. Mentre l'ultima volta che ho arbitrato così un po' per passion è stato l'anno scorso, un paio d'anni fa. Se mi sono mangiato una pizza al fly, ora sto andando al Ciringuito, che è un baretto verso Montorio, a Verona Est, e un po' nelle colline, vicino al castello, perché c'è un piccolo evento si chiama Speak and Spritz, ed essenzialmente è uno, non è uno speed dating, è un friends, speed friends, diciamo, conosci gente a 2 minuti per parlare, tutto in inglese. E poi a me Giulio pareva una cosa interessante, giusto per vedere, così per mangiare lo spritz e conoscere gente nuova, e quindi stiamo andando là in questo momento. Io ho trangugiato la pizza ad una velocità decisamente malsana, perché ho finito di mangiare la pizza alle 7.26 e io alle 7.18 ho iniziato, cioè 8 minuti per trangugiare una pizza bollente, tutto perché ero di corsa. Quindi niente, adesso arriviamo con calma, anzi in velocità. Allora, noi siamo molto carichi. Sì, carichi come delle molle. Speriamo che l'età media non sia 45 anni. Adesso si va, ragazzi. Questo è il posto che dicevo. Fatica. Hai scoperto ora un dettaglio fondamentale su questo. No, non è un problema, però si fa più fatica così. È tutto in inglese, ragazzi. A muovere la mandibola si fa più fatica. È tutto in inglese. E ringrazia. Grazie. Allora, signori, l'aperitivo è andato bene, tranquillo? Sì, ci siamo goduti. Ci siamo goduti, sì, sì, nonostante le premesse, a dire la verità, ci siamo divertiti. Sì, no, anche sì. Piacevole, ecco, piacevole. E adesso siamo in Borgo Roma per la festa, non so neanche se è di qua che dobbiamo andare o di là, forse. Ma direi all'entrata principale, ecco, là vedo un po' di... Vediamo un po' di gente, esatto. E c'è questa seratina universitaria che durerà un'altra ora e mezza. E quindi in chilling ragazzi. In chilling. Esatto. Bene, signori, questa è la situazione. Mi ha appena scritto la Sara. Vediamo. Dobbiamo fingerci studenti di medicina, perché sennò è impossibile, non ci fanno mica entrare. Quando ho tagliato quella vena lì mi sembrava un'arteria, invece era una... no, mi sembrava una vena, invece era un'arteria. signori,